Il passato è nelle tue mani. Abstergo. Ciao, iniziato. Da poco la ricerca storica Abstergo ha lanciato nuovi progetti a Londra. Sappiamo entrambi che se l'Abstergo si muove, i Templari tramano qualcosa. Pensiamo che siano sulle tracce di un nuovo frutto dell'Eden. A Londra lo stiamo già cercando. Vescovo, Jacob e Edie Fry sono gemelli. Non è grandioso? Parli del diavolo. Usa la videocamera, Becky. Ho l'immagine. Hai un tempo previsto? Sto inviando. È tanta roba. Metterò subito gli iniziati al lavoro. Sei strano con un'arma. Ora metto un piccolo virus e poi vedrai anche tu. Ho qualcosa. Isabella Ardant ha un incontro qui fra poche ore. Non so con chi. Davvero non sai con chi, Rebecca? Se solo lo volessi, lo potresti scoprire. Calmatevi, la missione è trovare dati su un frutto dell'Eden a Londra. Fatto. E ora voglio proprio provare il nuovo kit. Detesto quando prendono iniziative. Bene, non resta che fare un bel respiro e continuare. Dovrai cercare il frutto dell'Eden nelle vite di Jacob e Edie Fry. Due gemelli assassini della Londra vittoriana. Il primo set di ricordi genetici è pronto. Buon lavoro. Fratello George, è proprio come temevo. Londra è perduta. Ho scritto 3 volte implorando aiuto. 3 volte ho ricevuto solo silenzio. Ma scrivo ancora, perché sono disperato e non ho alternative. La città di Londra ha bisogno di voi. Mi dirai che è un rischio enorme, che non è tempo di agire. Mi consiglierai pazienza. Ma mentre indugiamo, i Templari diventano più forti. Il loro Gran Maestro è così spietato e abile da far impallidire niente meno che il fu Reginald Birch. Si chiama Crawford Starrick e intende controllare il mondo. Tira i fili di ogni strato della società. Nessuna industria sfugge alla stretta della sua morsa. Di giorno operano i suoi mercanti corrotti e politici senza scrupoli. Di notte, una banda pericolosa nota come Blighters semina il terrore tra gli abitanti. Il suo veleno contamina ogni affare e sfrutta tutti, o con l'inganno o con la forza. Ho paura che il nostro nemico voglia arrivare ben più in alto. E così, a ben vedere, e lo dico con orrore, posso riassumere le mire di Crawford Starrick in un motto: ai regni e ai continenti ancora liberi, ancora per poco, perché lui sa bene, come ho scritto più e più volte, che chi controlla Londra controlla il mondo. Il ferro parte da qui. Il templare che lo gestisce è Rupert Ferris. Nostro primo bersaglio. Il secondo è Sir David Brewster. Ha per le mani qualcosa che potrebbe farci perdere la guerra. Voi pensate di farcela? Che domande. Oh, giusto. Chiedo scusa. Signore e signori, i temibili gemelli Fry. Solo questa sera al Covent Garden. George, sul serio, ho studiato la pianta del laboratorio e conosco ogni uscita. E io ho tutto ciò che mi serve. Proprio qui. Porgerò i tuoi saluti a Ferris. A più tardi, George, il treno ci chiama. Jacob! Ivy! Che il credo vi guidi, vagabondi! Povero uomo, vive nella paura. Sono stati anni duri. Ivy Fry, questa da dove ti viene? Piantala subito.
Jacob. Divertiti. Non morire. Quanto ancora intende continuare? Sta disturbando gli altri operai. Fatelo tacere e aggiustate quella macchina. Voglio dell'audano per il mal di testa. Arrivo subito. Chiuso. Cosa credi di fare? Ora basta, finiamo nei guai! Non si entra né si esce, a meno di problemi. Fermo le macchine. La porta si apre e posso arrivare a Ferris. Un lavoretto al volo. Vanno riparate! Presto! O arriveranno le guardie! Ferris ci farà impiccare! Che cosa succede? Chi di voi è il responsabile? Noi non c'entriamo! Lo giuro! Oh! Oh, tu chi sei? Un ispettore Please. Sanitario. Quest'uomo è morto. Tu sei morto! Ferris, sto arrivando. Dice che è per mantenere. E la sei cercata. Adesso vengo. Ce la siamo sempre. Basta piangere! Al lavoro! Signor Ferris, c'è un ragazzo che dovrebbe essere medicato in farmacia. Bene, decurtategli la paga. Sì, signore. Arriverà la resa dei conti, signor Ferris. Di informarvi del fatto che ho a disposizione una fornitura di ferro che genererà È finita. Oh, cosa credi di aver ottenuto, ragazzo? Hai allentato un bullone della macchina di Starrick. Un grande bullone. Ma non basta. Il Gran Maestro cadrà. Voi assassini potete anche accerchiare Londra interamente. Ma la macchina che noi abbiamo creato opera da centinaia di anni. E durerà per millenni. La macchina è la città stessa. Noi vi strapperemo Londra dalle mani. Da Croydon. Vivete nell'ombra, come codardi. Io ne dubito. Oh.
L'assassino! Uccidiamolo! Assassino! Eccolo lì! Pronto a sparare! Ti apro come una mela! Biglietti, prego! Siete arrabbiati, amici? Bene, questa era una fermata imprevista. La prossima volta andrò a piedi. Cantiere, posti di guardia, laboratorio di Brewster. Ecco dov'è ora il frutto dell'Eden. Tutto pronto. Ora stacco la locomotiva per creare un diversivo. Ma dov'è? Dov'è il carico di Brewster? Codardo! Chi è là? Quanto diavolo è veloce? Oh, è il momento del diversivo. Buongiorno. So che cosa fa a quei pazienti. Non credo che... Puzza come le calze di Jacob. Così avrai da fare mentre entro al laboratorio. Seguitemi lungo i binari. Tu resta qui, a controllare. Va bene, urlerò se ci sono guai. Ho bisogno di altre 2 settimane col dispositivo. Le vostre discutibili pratiche stanno attirando troppe attenzioni. Avete avuto tutto il tempo per ottenere risultati, Sir David. Io non credevo di dovermi esibire come se fossi un Cocker Spaniel. Dovreste ricordarvi il vostro debito con l'ordine. Miss Thorne, voi mi trattate come se fossi un cane. Sir David, tornerò qui domani. E se non avrete svelato il segreto di quell'oggetto, altro che cani. Vi darò in pasto ai lupi. Buona giornata. Sono venuto a fare un giro turistico, signori. Chi ti ha mandato? È una spia di Green. Prima interrogate quell'uomo. Poi portatelo al laboratorio. Mi dispiace,
ma devo attenermi al piano. Non recuperiamo il carico dal... Dottor Green! Quale Green? Io non gioco a golf. Harry Green! Ah, Harry Green! La tua vita! Ah. Oh, grazie mille. Ero proprio in grossi guai quando... Beh, insomma, mi hai salvato. Dov'è il laboratorio? Slegami e poi ne parliamo, mia cara. Il tempo stringe. Dimmelo ora. È sottoterra. Serve una chiave. Una guardia ha preso la mia, purtroppo. Grazie. Ehi, non mi sleghi? Sei entrato. Di certo riuscirai anche a uscire. Tranquilla, mia cara. Ricordo ancora qualche trucco dai tempi del circo. Perfetto. Che stai facendo? Tieni la chiave in tasca o Miss Storm ti farà sbudellare. Lascia stare i topi. Hanno tutto il diritto di stare qui. Tutti gli affari tuoi. Li do al mio gatto. Presa. Si riparte. Porca miseria. Il frutto dell'Eden. Aumentate la corrente. Ma diventerà instabile. Avete sentito, Miss Thorn? Voglio risultati, ora! Per Giove, con la luce blu diventa completamente trasparente. Perché? La mela è di Dio, non sua. La mostrerei a tutti. E se ne torni nelle dannate Galapagos a giocare con le... Sir David, mi va di scherzare? Certo che sì, Reynolds. Una volta svelati i segreti del manufatto, i Templari controlleranno Londra. Gli assassini cadranno ed Arwen sarà solo... È tempo di lasciare questo mondo, Sir Brewster. Ma resta così tanto da scoprire. Non abbiate paura. Non ne ho. Dio mi accoglierà. Continuerò il vostro esperimento. Non potete fermare, Starrick. Miss Thorn ha già trovato un altro frutto dell'Eden, ben più potente dell'ultimo. Prenderò anche quello. Combattiamo per cose che siamo destinati a perdere. È la nostra natura. Non mollare. Ci è mancato poco. Devo uscire da qui.
Ci sono quasi. Su, forza! Cos'era quel botto? Quale botto? Ivy. Il frutto dell'Eden è esploso insieme al laboratorio. Il blocco magico di metallo iperbolico. Ma pensa. Solo perché tu non dai valore ai frutti, non vuoi... Tutto secondo i piani, giusto? Una piccola complicazione. Quanto piccola? È esploso tutto. Jacob. Hai fatto deragliare un treno. Oh, è stato lui. Vero? Il treno è deragliato e per caso ero a bordo. Il bersaglio è morto. Anche Brewster è morto. Quindi, tutto sommato, missione riuscita, nonostante voi due. Che mi dici di Londra? Londra cosa? Stiamo solo perdendo tempo qui. Sai bene quanto me che Londra è rimasta nelle mani dei Templari per gli ultimi 100 anni. Sono ancora troppo forti. Pazienta. Ma i Templari hanno un nuovo frutto dell'Eden. Sir David è morto. Non sanno come utilizzarlo. È il consiglio che ci guiderà. Anche vostro padre sarebbe stato d'accordo. Bene, ci rivedremo a Crowley. Pazienta, Ivy. Il dolce suono delle occasioni andate perdute. Che cosa ci frena? Londra. Aspetta di essere liberata. Al diavolo, Crowley! Papà avrebbe voluto che noi... Papà! Puoi sempre seguire le sue orme a Londra. Liberando gli abitanti di una città in mano a Templari. Sai, Jacob Fry, potresti avere ragione. Allora si va? Sì, andiamo. Verso Londra! Lo so. Era solo un assaggio dell'ultima acquisizione dell'Abstergo. Ma vediamo come stanno Sean e Rebecca. Per me attaccare un Templare è un errore. Chiama il dottor Grammatica. Forza. Isabel! Che bella sorpresa! I nostri amici presto verranno qui a cercare il manufatto. Appena verrà trovato, l'avviserò. Ottimo! Non vedo l'ora. Stronzo. Sono le persone come te che rovinano la fama degli storici. Temo di non avere tempo per voi oggi, signor Hastings. Grazie per avermi facilitato il lavoro. Oh, merda. Sembra cattivo. Signor Berg, agente da Costa, occupatevene voi. Avanti! Uccideteli! Mai vista così tanta gente tutta insieme. Le brulicanti vie di Londra. Proprio come diceva papà. Ora, cerchiamo Harry Green e pensiamo a un piano per colpire i Templari. Chi è questo Green? L'assassino che veglia su Londra. Non mi hai ascoltato le prime 3 volte? Ascoltato cosa? Ehi, attento! Scusate, signore. Ehi, torna subito qui, piccolo ladro! Ecco, fermo! Su, vale. Tell us where the diamonds are.
Bene, piccolo furfante. Tienila. Bene, bene. Chi abbiamo qui? Questa zona è nostra. Non mi piace uscire da lì. Ottimo. Cos'altro ha Londra da offrirci? Non siamo qui in vacanza, Jacob. Dobbiamo trovare Henry Green. Mi arrampico più veloce di te, giusto? Non dire sciocchezze. Gara fino al punto più elevato. Dov'è la bottega del signor Green? Era segnata sulla mappa di papà. Due assassini. Stessa altezza. Una femmina e un maschio. 20 anni. E un sorrisino diabolico. Siete i gemelli Fry. E tu sei? Henry Green, al vostro servizio. Mi è dispiaciuto molto per vostro padre. Grazie. Cosa puoi dirci di Crawford Starrick? Dunque il consiglio vuole notizie. Londra va liberata. Offriremo un futuro migliore alla sua gente. Beh, grazie al cielo il consiglio ha capito e vi ha mandati qui. Sì. Grazie al cielo. Purtroppo devo darvi pessime notizie. Oggi Starrick è al comando della più sofisticata rete di templari del mondo occidentale. Classi sociali, quartieri, bande, industrie. In pratica controlla tutta Londra. Mi sono sempre visto come un capo. Severo, ma giusto. Indosseremo uniformi. Riunirò tutti quelli che sono stati privati dei loro diritti sotto un solo nome. Esatto, Ivy. Li guideremo verso la libertà. Oh, come quando hai guidato nel fiume quei giocatori di carte della taverna. Ah, era diverso, mi avevano battuto. Adesso mi è chiaro. Noi ci chiameremo i Rooks. Non mi sembra una grande idea. Hai un piano migliore? Trovare il frutto dell'Eden. Ah, bene, lasciate che vi mostri la zona. D'accordo? Guardate cosa ha fatto Starrick alla città. Whitechapel è un covo di criminali. Lavoro minorile, in barba alle leggi. Una banda chiamata Blighters controlla le strade. E templari che manovrano dietro le quinte. Come in tutti i quartieri. Dobbiamo restituire questa città alla gente che l'ha costruita. Libereremo Londra da Starrick. Hai la mia parola. E i miei Rooks? Ivy, il tuo ardore mi consola. Venite. Torniamo alla bottega, così potrò aggiornarvi anche sul resto. Silenzio. Keylock mi sta cercando. Chi è Keylock? Uno dei capibanda di Starrick. Cosa vuole da te? Sta cercando di prendere alcune delle mie ricerche su un manufatto dei precursori. Il frutto dell'Eden? Parlami di questi Blighters. Non avendo un esercito, Starrick ha reclutato l'intero mondo criminale. Le bande che l'hanno ostacolato sono state eliminate. Ora solo i Clinkers di Whitechapel resistono. Ma non sono forti come i Blighters. Incontriamo questi Clinkers, cosa ne dite? Hanno proprio al caso nostro. Vorrai scherzare? Ivy, stanno già lottando contro i Blighters. Così mi farò conoscere. Attenta, Londra! Ora arrivano i Rooks! Che razza di città? Nessuno guarda dove cammina. Sì, l'ho notato. Dannato Trud, so già che non lo finirò mai. Solo il cielo sa dove finiranno quelle parole. Bene, ora dovrò riscrivere tutto. Se vi andassi di ascoltare qualche storia, mi troverete dove il pancio è caldo e gli animi sono bollenti. Addio. Che tipo bizzarro. Quello Jacob era Charles Dickens. Conosce tutto e tutti in questa città. Se io fossi in te, terrei conto di questa conoscenza. La banda di Keylock è qui. Non devono seguirmi. Ci pensiamo noi. Tenete, potrebbero servirvi. Oh, bello, spero. La mia carrozza è vicina. Usatela per levarmeli di torno. Ci rivediamo alla bottega. Dai, andiamo. Dobbiamo allontanarli da Green. Guai in vista. Le loro carrozze sono fragili. Keylock se ne pentirà.
Arrivo! Li avete depistati? Non ci siamo limitati a questo. Chi è questa gente? Negli anni ho stabilito una rete di contatti qui in città. Splendido. Ci serve aiuto per... Per cosa? Sottrarremo le bande di Starrick al suo controllo. Devi puntare più in alto. Starrick ha amici in ogni classe sociale. Bisogna sfidarlo. Capisco cosa intendi, Ivy. Ci servono i Rooks. Non fonderai una banda di nome Rooks. Credo di aver avuto un'idea anch'io. La polizia deve chiudere un occhio sulle nostre attività. Abbiamo un amico, il sergente Aberline. Pare sia un mago del travestimento. E poi... i mocciosi. E i mocciosi? Esatto. I bambini sono ottime spie. Clara O'Day. Furba come una volpe. Infine, devi tenere a mente che Starrick non agisce da solo. Ci sono capi in ogni quartiere. Li incontrerai presto, non temere. Rexford Kaylock, capace di svanire nel nulla in un batter d'ali. Lo facciamo svanire sul serio? Direi di sì. Un momento. Un bersaglio che può interessarvi. È dura là fuori. State attenti. Non preoccuparti per me, Greeny. So gestire i criminali. Non vedo il signor Aberline. Beh, peccato. Ehi, potrei sapere un paio di cosette sullo splendido gentiluomo di cui stavate parlando. Ma cosa... Diamine, cerchi di farmi scoprire. Cosa? Sergente Aberline, al vostro servizio. E voi invece dovete essere i gemelli Fry. Credevamo che fossi un poliziotto. E io credevo che tu fossi discreto. Henry dice che potresti farci passare inosservati. Sì, funzionerà così. Io vi darò i nomi dei membri delle bande e voi li consegnerete a me in silenzio. Oh, faremo più silenzio di una vecchia. Una vecchia baffuta che somiglia tanto a un poliziotto. Lasciami! Vattene! Ehi! Chiudi il becco. Vuoi morire? Toglimi le mani di dosso! Smetti di derubare le persone e poi ne riparleremo. Se ti metto le mani addosso... La prendo io. No. È un piacere vederlo in gabbia. Grazie. Ah, eccovi qui. Ciò che vi separa da Whitechapel è il cattivo di questa zona. Kaylock ti sfida per il territorio a uno scontro fra bande. Incauto. Tieni. Suppongo che ne farai un uso migliore di me. Un regalo per me, Greeny. È già arrivato Natale. Raduna i tuoi. Il signor Rexford Kaylock ha accettato e vi attende alla stazione di Whitechapel. Ha puntato il treno sullo scontro. Dove sei, Kaylock? Ora uscirai allo scoperto. No! Intruso! Intruso! Va, eccomi qui. Questo farà molto male. Eccoti qui. Pezzate le ossa. Scusate, andiamo. Mi divertirò. Ti strappo la lì. No! Non ti libererai di me! Sembra che sia rotto. Oh beh,
Almeno abbiamo un treno. Non va poi tanto male. Da diamine. Preferirei buttarmi sui binari che guidare Bertha un altro miglio per quel maledetto bastardo. Keylock! È rimasto a piedi. Bene. Ciao, signori belli. E chi sareste? Sono Ivy Fry, mio fratello, Jacob Fry. Piacere. Sono Agnes McBean. Piacere. Stavo per avere una promozione e ora sono senza lavoro. Lavora per noi? Ma fatemi il favore. Pagate in noccioline? Beh, se le preferisci ai soldi veri. Allora vi presento Agnes e Bertha, dama e locomotiva, al vostro totale servizio. Sarò nell'altro vagone. Un covo su rotaie? Che eccellente idea! Sì, è andato tutto alla grande. Ora, vorrei seguire una traccia per... Jacob, sii serio. Non mi muovo di qui finché non lo aggiusto. Forse conosco qualcuno che può aiutarti. Ah, nero certo, Greeny. Oh, al diavolo! Alec, che è successo? Non ho intercettato altro che inutile propaganda sull'Elisir lenitivo e roba simile. Per la miseria. Se il monopolio di Starrick continua... Alec, ti chiedo scusa. Questi sono i miei amici, Ivy Fry e suo fratello, Jacob. Oh, Alexander, Graham Bell. Linguista, inventore e tecnico provetto. Alec, ho un piccolo favore da chiederti. Puoi aggiustare questo? Sembra che il metallo sia incrinato. Oh, si rompe. sì, avrei potuto usare uno di questi per i miei fusibili in cima al Big Ben. Alec sta installando il nuovo telegrafo della nostra Free Press Association. Per combattere la Starrick Telegraph Company. Ora, se riesco ad aggiustare i fusibili delle linee indipendenti sul Big Ben, Starrick sarà indebolito. Solo che, al momento, ho un certo impedimento. Fatto. Ho rimosso il meccanismo, così funziona con il tuo bracciale. Lo proverò immediatamente. Jacob, aspetta. Alec, ti aiuterò io con quei fusibili. Oh, non ho alcuna remora ad accettare, mia cara. E usiamo la mia carrozza. Dovresti impugnare tu le redini, però. Lo prendo io. Posso aiutarti io. Bella vista. Fatto. Così va bene. Grazie mille, mia cara. Ora potrò proseguire nell'installazione della nuova linea. Se posso fare altro per aiutarti. Oh, ma certo. Vieni a trovarmi. Stavo giocando con questo. E ho trascritto la formula per te. Non è perfetta, ma... Diamine, fai il suo dovere. Forse persino troppo! Ah, Ivy! Stavo mostrando a Jacob i primi messaggi giunti con le linee aggiustate.
Oh, e puoi tenere quel lanciacorda. Ne ho pronto un altro per tuo fratello. Ottimo lavoro. Grazie, di nuovo. È stato un vero piacere. Ora possiamo difendere il principio dell'informazione imparziale e libera. Libera va bene, ma libera e concisa è molto meglio. Ah, 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 Jacob, sempre caustico. Oh. E dopo questa ce ne andiamo. Oh, buona fortuna a entrambi. Venite da me quando volete. Ora che abbiamo finito con il diversivo. Chi è? Oh, intendi che non lo sai? Che bel treno avete. Miss McBean me ne stava appunto parlando. Sono Ned. Piacere. Non vi ruberò altro tempo. Se volete saperne di più sul miglior sistema di trasporti al mondo, mi troverete a questo indirizzo. Adesso torniamo a cercare il frutto dell'Eden. Dobbiamo assolutamente strappare Londra a Starrick. Chi sono i bersagli? Non è ancora il momento. Non sono venuto qui a cercare ninnoli. Prima impara i passi e poi comincia a ballare. Oh! Vuoi ripartire da dove ha lasciato papà? Qualcuno deve farlo. Ivy, trovare il manufatto dei precursori ci aiuterà a svelare i piani dei Templari. Jacob, ho informazioni sui soci di Starrick che potrebbero esserti utili. Vieni. L'elisir lenitivo è l'unica medicina disponibile a Lambeth. Reca il nome del Gran Maestro dei Templari. È tempo di una visita dal medico. Non penso che qualcuno possa guarirti. Tu che hai intenzione di fare, mia cara sorellina? Lo sai benissimo. Trovare il frutto dell'Eden. Continua pure a studiare. Io vado a uccidere Templari. Per voi l'elisir lenitivo di Starrick! Non beve altro! Quell'elisir lo sta uccidendo! Ha perso il cervello! Senti, donna, stai spaventando i miei clienti. Levati, torna immediatamente o te la faccio vedere io. Ma come osi, razza di... bastardo! Che succede? Già, sparisci! Se volete scusarmi, signora... Amo questo posto. Mi guadagno solo da vivere. Marci dai all'inferno. Dimmi da dove arriva l'elisir. So solo che ne producono ogni giorno, tra i gasometri e il manicomio. Occhi ben aperti, gente. Qualcuno ci sta addosso. La distilleria potrebbe essere la prossima. Non dovreste andare in giro a spaventare i gentiluomini, giovanotto. Non credevo che spiare fosse uso dei gentiluomini. Spiare? Signore, vi assicuro che... Occhi bene aperti. Presto, dentro. Ci è mancato veramente un pelo. Voi, giovanotto, mi avete spaventato. Pensavo foste uno di loro, ma ora so perché siete qui, per il mio stesso motivo, credo. Credo di sì. Dovreste venire a vedere. Un macchinario impressionante, non trovate? Ho visto di meglio. Datura stramonium, erba del diavolo, così la chiamano. La mettono nell'elisir. È oppio, ma guarda, disgustoso. Assolutamente nauseabondo.
la cosa giusta da fare, siete d'accordo? Oh cielo! Andate via di qui, presto! Ti distruggo! Dovete prenderlo! Deve uscire da qui, forza! La macchina sta per esplodere! Oh, dannazione! Dovete mettervi in salvo! Ben fatto, ragazzo, ben fatto. Charles Darwin, sono lieto di conoscervi. Jacob Frey, il piacere è tutto mio. Mentre voi seminavate il caos, ho trovato questo. Qui dice che un campione di ogni partita veniva mandato al manicomio di Lambeth. Chissà se è già orario di visita. Non abbiate fretta, signor Frey. Lavorano in molti a Lambeth ed è meglio non attirare troppo l'attenzione. E allora dov'è il divertimento? Non tutti i problemi si possono risolvere facendo saltare in aria tutto. A volte è richiesta un po' di discrezione. Si è fatto tardi. Vi raggiungerò al manicomio per continuare le indagini. Un'altra eccitante serata in casa per Ivy Fry. Stavo per uscire, in realtà. Ho trovato il frutto dell'Eden. A cosa servirà questo? A guarire? A deviare i proiettili? A controllare la gente? Sono oggetti pericolosi, Jacob, specie in mano ai Templari. Parli esattamente come nostro padre. Magari. Lucy Thorne aspetta un carico stasera. È l'esperta di occulto di Starrick. Sono quasi certa che riceverà il frutto dell'Eden di cui parlava Sir Brewster. Sembra divertente. Posso unirmi a te? Prometti di attenerti alla missione. Lo prometto. Il contenuto di quel baule vale ben più della vostra vita e di quella dei vostri figli. Avete capito? Sì, Miss Thorne. Attenti là! E guardia doppia su quel carro! Ora, Miss Thorne, c'è la questione delle carte per il signor Starrick. Se poteste seguirmi. Molto bene, ma sbrighiamoci. Ciò che stiamo cercando è in quel baule. Ci sono tiratori sui tetti. Puoi eliminarli prima che arrivi al carro. Sarà fin troppo facile. Sia meglio andare. Cosa hai fatto? Non c'è tempo per le domande adesso! Forza! Vuoi guidare con più attenzione? Così perdiamo i documenti! Oh, poveri documenti! Forse preferisci che mi fermi qui? Dobbiamo mettere questo baule al sicuro! Secondo te cosa cerco di fare? Si direbbe che tu voglia ucciderci! Mia sorella sa anche schivare le pallottole! Venite qui a prenderci, su! Jacob, piantala! Andiamo! Presto dovremo saltare! Che ne sarà del baule?
Lascialo! Salta! Ora! È stato divertente. Grazie per l'invito. Dobbiamo rifarlo. Idiota. Non sarà il frutto dell'Eden, ma questo materiale è molto prezioso. Guarda. Gli assassini di Londra avevano trovato una sindone. La sindone dell'Eden è in grado di curare qualsiasi ferita. Se gli assassini l'avessero trovata, certo papà l'avrebbe saputo. Però c'è qualcosa che manca. Qualcosa che vediamo solo noi. Sembrano indicazioni. Non vuoi venire? Davvero, il lavoro sul campo non fa per me. Troviamo l'indizio di un manufatto e non vuoi seguirlo? Messa così, non posso rifiutare. Sai, credo che questa mappa ci condurrà alla casa di Kenway. Kenway? Il pirata? Resistono i freni! Maestro assassino e pirata, sì. Credo sia questa. Potresti aver ragione, guarda. Sarò nello studio. Non voglio interruzioni, a meno di notizie sul taccuino scomparso. Non sarà facile entrare. Vuoi farlo lo stesso? Se è un covo dei Templari, non sarà mai facile. Ma non temere. Gireremo al largo da Miss Lucy. Andiamo? Piedi piatti! Potresti perdere! Che stiamo cercando? Non ne sono sicura. Non proprio discreto, vero? Certo che Kenway aveva il senso dello spettacolo. La storia degli assassini a Londra. Nascondigli, cripte. Una chiave, è tutto. Hai detto della musica? Lì prima non c'erano aperture. Si sta chiudendo. Sì, lo vedo anch'io. Vieni a bloccarla. Ci serve un'altra via d'uscita. Dovremo sistemare il posto o trovare un posto migliore? Sì, mi sto... Dovremo? Che azioni il meccanismo? Pensavo odiassi il lavoro sul campo. Beh, in realtà pensavo a te e tuo fratello. Io vi fornirò assistenza, ma dal treno. Jacob ha da fare. Quei libri. C'è un posto libero. Se desideri allargare i tuoi orizzonti. Ecco, Ivy, io... Oh, ecco, Ivy, ci penserò su. Ci conto. Vieni, adesso risaliamo. Vi ho già detto, signore, che non c'entro niente con quell'articolo anonimo. È una bugia, e lo sapete. Ma non ho tempo per le sciocchezze. Sciocchezze? Sono il mio nome e la mia reputazione che avete infangato, signore. Il mio nome. Oh. Vai, accidenti, vai. Quello è Richard Owen, un uomo vile, indegno e abietto. Davvero? Sembravate ottimi amici. Owen lavora al manicomio. Lui sa chi faceva l'Elisir. Presto! Presto! Corri, zuccone! Corri! Mi sembra che sia il momento di agire.
Non so quanto paghi Darwin, ma non abbastanza. Hai idea del guaio in cui ti trovi? Eppure scommetto, signor Owen, che sapete qualcosa. Ora basta! Ti ho già detto che non ne so niente. Prossima fermata, il Tamigi! Meglio che parli, vecchio mio! No, per l'amor di Dio! Fermati e ti rivelerò quello che so! Rallenta! Il dottor Elliotson! Il dottor John Elliotson! È lui che ha inventato l'Elisir! È lui che vuoi! Non me, ti imploro, ragazzo! Ora basta! Visto? Non era difficile! Sì! Signor Fry, confido che abbiate avuto un incontro produttivo con il signor Owen. Oh, sì. Abbiamo avuto una piacevole chiacchierata. Ho scoperto che dietro all'elisir lenitivo di Starrick c'è John Elliotson. Il dottor Elliotson? Non sentivo quel nome da molto tempo. Era un brillante cardiologo, finché non è divenuto ossessionato dalla frenologia e dal mesmerismo. Una carriera rovinata. Bene, come procediamo? Con tutto il rispetto, signor Darwin, ma devo continuare da solo. Dopotutto, meglio non attirare troppe attenzioni. Mi sembra molto saggio. A presto, amico! Oh, signor Fry, se doveste trovare un po' di tempo libero, vi prego, venite da me. Come avete potuto notare, a volte applicando un'eccessiva pressione si va incontro a risultati inattesi. Purtroppo l'organo si è rovinato. Portatemi un cadavere. Subito, dottor Elliotson. Non mi importano i tuoi principi, e ancor meno i tuoi dannati pazienti. Ora dammi le chiavi. Che cosa fai? Non hai sentito? Ti licenzio. Ora vattene. Non dovrebbe essere qui! Soggetto ai relati della base del cranio, le protuberanze a testa e conclusioni tanto della... Gran maestro Starry che ci ha avvertito. Assassino! Così è finita. Eppure penso al nuovo inizio. Un futuro migliore... scaturito dal sangue dei visionari. Io vedo solamente il sangue di un pazzo. Credi davvero che uccidere un vecchio fermerà il grande architetto del mondo? Crawford Starrick ha piani gloriosi per l'umanità. I piani possono essere cambiati. Sei un bambino. Un bambino che crede ancora di poter raddrizzare il mondo a colpi di spada. Non hai mai pensato alle conseguenze delle tue azioni, Jacob Fry? O da tuo padre non hai appreso nulla? Elliotson è morto? E la produzione di Elisir è cessata? Oltraggioso! Fry intende consegnare Londra nelle mani del crimine! O magari non ha nessun piano preciso e... Grazie, si diverte figlio. Solo a giocare con le nostre vite! E il manicomio è chiuso! L'intero settore medico della città è nel caos! Lui non sa! Non comprende le conseguenze delle sue azioni! Quell'uomo è un vero anarchico! Signori... questo tè mi è stato portato dall'India, via nave.
Poi è giunto allo stabilimento. È stato impacchettato e un carro l'ha portato a casa mia. È stato messo in dispensa e poi preparato per me. Il tutto da uomini e donne che lavorano per me. Che devono a me. Crawford Starrick. Il loro lavoro, il loro cibo e la loro stessa vita. Lavorano nelle mie fabbriche come pure i loro figli. E voi venite a parlarmi di questo Jacob Fry. Un insignificante ratto che osa chiamarsi assassino. Voi insultate la città che lavora di giorno e di notte e che ci permette di bere questo. Questo prodigio, il tè. Ho quasi terminato le mie ricerche. La nostra amata Londra non dovrà sopportare un così folle criminale ancora a lungo. E che mi dite di sua sorella, Miss Fry? Miss Fry verrà eliminata. Molto presto. Delizioso. Scusa l'interruzione, iniziato. Volevo dirti che Sean e Rebecca sono sfuggiti a Otzoberg. Berg ha un'unità, il Team Sigma. Violet da Costa è il suo supporto. Cacciano e uccidono gli assassini da un bel pezzo. Per fortuna stai bene. Beh, sì, sai, ci vuole ben più di un super soldato templare per porre fine alla storia di Sean Macho Hastings. Stavo parlando con Rebecca. Bene, a ogni modo, se c'è Berg, è sicuro. Il frutto dell'Eden è a Londra. I dati di iniziato fanno pensare alla sindone. I templari sembrano volerla a tutti i costi adesso. C'è qualcosa che ci sfugge. Però sappiamo che non si può affrontare il Team Sigma da soli. Ci penserò io. Nel frattempo, teniamo un basso profilo. Iniziato deve trovare altri dati. Le ferrovie non gli bastano. Ora Starrick possiede una compagnia di omnibus. Credo voglia controllare gli spostamenti degli operai, per averli in pugno. Pearl Hathaway è la rivale di Starrick, vero? Forse dovrei mettermi in affari. E tu, Ivy? Che piani hai? Ho studiato le carte recuperate da casa di Kenway. Sono diretta a un certo monumento. Vorrei ringraziare i nostri ospiti. E così le tracce che hai trovato a casa Kenway portavano al monumento. Bel modo di impiegare il tempo, seguirmi ovunque facendo domande ovvie. Beh, dato che Harry non c'è, pensavo gradissi compagnia. Non mi serve compagnia. E Harry Green sta seguendo altre tracce da solo. Oh sì, caro Green, è una magnifica idea. Oh, ti prego, caro Green, vieni a vedere questo libro e stammi vicino vicino, caro Green. Io non... Bene, forse non hai di meglio da fare, ma io devo proteggere gli assassini. Ma davvero? Com'è che diceva papà? Non lasciare che i sentimenti compromettano la missione. Esatto. A ogni modo, io vado. Se mi imbattessi in altre ricerche inutili, ti avvertirò subito. Dovrete lasciare le vostre. Sarà un piacere non averti fra i piedi. C'è qualcuno che gioca con il... La nostra legge. Bene, non continueremo. Vigilare affinché una tale tragedia non si ripeta mai. Vorrei ringraziare i nostri ospiti, l'onorevole primo ministro di Israele, i membri del Parlamento e voi per essere qui oggi. La legge che proponiamo... Sembra familiare.
È lassù in cima. La chiave della cripta e la sindone. Buongiorno, Miss Fry. La prendo io. Vuoi la sindone per acquisirne il potere, ma poi saprai controllarla. E tu perché la vuoi tanto? Solo per impedire ai Templari di averla? I soliti assassini hanno il potere della vita eterna, eppure hanno troppa paura di usarlo. Vita eterna? Pensi che la sindone ti darà questo? Quello che penso non ti riguarda più. Vieni con me. Ho altri piani. Diamine! Miss Hathaway? Sì, posso... Oh, ottimo, siete qui per uccidermi. Io cosa? Non importa, tutti hanno un prezzo. Vi bastano? Io non voglio uccidervi. E allora che volete? Il signor Starrick e la Milner Company vi hanno ostacolato abbastanza. Ho intenzione di fare affari con voi. Splendido. Seguitemi, dobbiamo parlarne, signor... Jacob Fry. Al vostro servizio. Musica per le mie orecchie. Malcolm Milner, il burattino di Starrick. Attenti, idioti! Quel parchesine è diretto al deposito Hathaway. Pensa di poter bruciare i miei omnibus. Assaggerà la stessa medicina. Facciamogli bere tutta la dose. Userò il parchesin di Miller contro di lui. Ma mi servirà la mia banda. Siete un imprenditore nato, signor Fry. Lo lascerò a voi. Ora passo col cielo. Ah, forza, Jacob. Adesso è tutto pronto. Accidenti, che botto! Vedo già le azioni di Milner che colano a picco. Sei assunto. Ho in mente grandi piani per noi due. Prendete pure un appuntamento con me quando volete e vi informerò sul nostro prossimo passo. Ma io non lavoro... così... Signor Fry, non avete preso un appuntamento? Avevo un buco libero. Ammetto che mi piacete. Motore a combustione interna? 11 sillabe che significano un mucchio di soldi. I motori arriveranno a Milner via treno. Portateli a me e per lui sarà la fine. Mi servirà un secondo treno per farlo. Ma forse ho l'uomo giusto. Siamo d'accordo, signor Fry? Ammetto che mi piacete, Miss Hathaway. Oh, ti fa! Confessionale!
Allora cosa vuoi, Fry? Perché pensi che voglia qualcosa? Forse ti ho salvato solo perché ho il cuore tenero. Dai, ho un lavoro per le mani. Milner ha un grosso carico lì. Tu stai pronto a trasferirlo. Fagli il culo. Non è questo. Ci siamo! Un motore a combustione interna. La fine dell'era del cavallo. È come guardare il futuro. E quale pensi che sia il prezzo di questo futuro, amico? Ma non li venderemo. Li porterai al tuo contatto? Verrai pagato lo stesso. Chi è questa Pearl, comunque? Da quanto lavori con lei? È una socia in affari. Non posso dirti altro. Jacob, caro, unitevi a me. A una lunga e duratura alleanza. E ai nuovi motori che sono in mio possesso. Passiamo agli affari. Milner ora è al Tamigi a proteggere i suoi traghetti. Non ha che quello. Li proteggerà con la vita, allora. Esattamente quello che mi auguro. Uccidetelo per me. Avete bevuto parecchio champagne, vero? Il successo inebria più dell'alcol, signor Fry. Allora tenetemene un bicchiere da parte. Cosa potrebbe attirare Starrick allo scoperto? I suoi traghetti in fiamme, forse? Se succede qualcosa al carico, ti strappolo. Cosa diavolo? E ora che cosa faccio? Ero più che certo. Il signor Starrick era furioso per i motori. Questa è la mia punizione.
Mi manda a parlare, Wayne, non Starrick. Lavorano di nuovo insieme. Non dovevo mettermi tra Starrick e Miss Hathaway. Il sangue del resto non è acqua. Che significa? Sono parenti? Pensavo che sapesse che appartengo all'ordine e volesse uccidermi. Immagina la sorpresa quando mi ha detto il piano. Un assassino che aiuta i Templari. Non è delizioso? Mi nausea. Sono affari, cugino. Stai tranquillo, cugino. Riavrai i tuoi motori. E gli omnibus motorizzati ci porteranno un mucchio di soldi. Organizzerò il trasporto dei motori per riportarli alla mia fabbrica. Tu andrai alla stazione di Waterloo perché non voglio nessun problema. Certamente. Che il padre della comprensione ci guidi. Oggi è nelle nostre imprese future, cugina. Stazione di Waterloo. Che peccato. Le buone alleanze sono merce rara. E a quanto pare la nostra è già terminata. Sono affari, signor Fry. Si faccia che serve per salire in alto. Crawford non prenderà bene il mio assassino. Sa essere sgradevole quando vuole. E io ho sacrificato così tanto. Non perderò i miei omnibus. One coldness or deceit's light, the beauty now they prize, and deem it but a faded light which beams within your eyes. When hollow hearts must wear a mask. Signor Starrick! Vi avevo detto di non disturbarmi! Till break your own to see in such a moment I but ask that you'll remember me, that you'll remember me. Crawford. La sua luce è stata spenta da quel selvaggio.
Ma lei avrà giustizia. Pearl non avrebbe voluto giustizia. Pearl avrebbe voluto vendetta. Capisco il vostro ardore, Miss Thorn. Ma non possiamo lasciare che le emozioni infrangano la struttura della società. Se ciò accadrà, avremo perso. Dovrà avvenire nell'ombra. Miss Fry finirà presto sulla forca. E io ucciderò il suo caro fratello quando proverà a salvarla. Suppongo che vada fatto. Non voglio rischi. Servono più templari per tutta Londra. Noi proteggiamo la città della luce. Sì, Crawford. E poi entreremo nella cripta e insieme fugheremo le ombre con la luce. Cosa abbiamo qui? Boiler, questo signor Dredge sarà la fine per tutti noi. Oggi si aggirava per la borsa facendo un po' troppe domande sulla banca. Se dovesse scoprire il piano, ti accadrà di peggio che perdere il lavoro. Firmato, Plutus. Così Plutus è il banchiere di Starrick, eh? Dunque Dredge mi porterà da lui. Mentre sei in giro, evita di distruggere la medicina moderna o la rete di trasporti di Londra. Ah, non farmi ridere. Ci sono vite in gioco che dipendono da questa città. Non ho lasciato io Lucy Thorn libera. Un errore a cui intendo rimediare subito. Sangue sugli omnibus! Ne prendo uno. Voi, signore... Io dico basta con questa generosità verso gli stranieri. E pensiamo ai veri bisogni di Londra. Una guida sicura, che si impegna a condurci tutti al successo. Funziona sempre nelle aziende. Così va il mondo. Ehi! Tu, feccia, trovati un lavoro! Le migliori guardie sul mercato. Il signor Dredge è proprio nei guai. Jacob, sono io, il sergente Aberline. Freddy. Frederick, sotto copertura. Ci sarà una rapina alla banca d'Inghilterra, ne sono certo. Rapina? È una fortezza. Sì, i ragazzi in centrale credevano scherzassi, ma non sarà divertente per i correntisti. Chi c'è dietro? È confidenziale. Oh, forza, Freddy, ti aiuterò. Immagina i titoli. Ladri colti sul fatto. Aberline aveva ragione dall'inizio. Beh, forse posso darti un indizio. Ogni trimestre rapinano una filiale della banca, mai la stessa. I ladri vengono riforniti dai mercanti di Cocam. Grazie della dritta, Freddy. È Frederick! E sappi che ti tengo gli occhi addosso! A che serve una chiave se non sai che cosa apre? Suppongo Miss Thorn stia pensando lo stesso. Harry! Green, guarda qui. È dello scrigno di proprietà della regina. È nella Torre di Londra. È una fortezza. Per caso non hai un amico lì? Una guardia. Può cercarla una volta dentro. Tornerò quando avrò la sindone. Grazie dell'aiuto. Bene, sì. Auguri. Ivy. Molte guardie. Giri di pattuglia prevedibili. Che Miss Thorn sia dentro. Meglio restare nell'ombra. La chiave aprirà lo scrigno della sindone. Trovatelo e portatemelo. Alt! Scorta alle chiavi! Alt! Chi è là? Le chiavi! Le chiavi di chi? Le chiavi della regina! Avanti, chiavi della regina! Tutto va bene!
Non siete delle guardie reali! E in quanti siete là? Parla! Liberatemi! Questo è un tradimento! Aspettate solo che esca! La pagherete cara! Non penserai mica di uscirne viva! Miss Thorn! Attenti! No. Ma che diavolo è? No. Grazie. È tradimento questo. Hanno dissacrato la cappella. Miss Thorn mi ha detto di ringraziarla perché sono vivo. Che modi. Cerca un oggetto molto potente, ma lei non deve trovarlo. Non i gioielli della corona. Qualcosa di più importante. La fermeremo. Ho ancora uomini fidati. Li radunerò. Bene, signori, affrontiamo un nemico inatteso. Traditori tra di noi. Ma questa donna ci è amica e li conosce bene. Seguitela come se vi guidassi io. Sì, signore. Ehi, potresti aiutarmi? Fatele vedere chi... No. Vieni a bruciare! Non sei alla mia altezza! Dai, fatta fuori! No. Così sei riuscita a uccidermi alla fine. Ma a che cosa ti servirà? La Sindone non è qui. Non la volevi per curare, ma per ampliare il tuo potere. Non il mio, il nostro. Siete così di corte vedute. Voi assassini non usereste mai quel potere, mentre noi miglioreremmo la vita dell'uomo. Spero che non troverai la Sindone. Non hai nessuna idea di ciò che può fare. Dimmelo. No. Scrivete tutto. E poi sigillate finché non darò altri ordini. Miss Thorn. Grazie a voi garantirò il futuro di Londra. La città vi è grata. L'ordine vi è grato. E anch'io. Ma la Sindone apparterrà a uno solo. Pertanto interrompo questa alleanza. Vi prometto una lauta rendita vitalizia. Non posso fare di più. Il padre della comprensione vi guidi. Sì, cosa c'è? Miss Thorn. Che cosa? Mi spiace, signore, è morta. E la chiave? Dov'è la chiave? Non c'era nessuna chiave sul cadavere. La Sindone sarà mia. Dovessi pure scatenare l'inferno per averla. Bruciate la lettera.
Se sapessi che carico era, potrei collegare le armi al proprietario. Ottima idea, Freddy. Ma dove diavolo è? Ah, vero. E adesso qualcuno recupererà le casse. Peccato non avere tempo per una pinta. Andiamo, forza. Le armi sono qui. Faremo come al solito. Il signor Tupenny apre il cavò. Rubiamo e lasciamo i soldi al suo magazzino. Muoversi! Ci aspettano! Alla Banca d'Inghilterra! Già! Beh, novità? Sì, ma non ti piaceranno. Come puoi vedere, tutti noi della famiglia Aberline abbiamo una robusta costituzione. È Tupenny a rapinare la banca. Il governatore della banca. Ora ho bisogno di sedermi. Adesso non c'è tempo, quel bastardo sarà già nel cavò. Come entrerai? Non voglio saperlo. Certamente, ma tu sai dirmi come posso entrare lì dentro? La banca è progettata per proteggere le riserve auree inglesi. È una fortezza tenuta sotto chiave. C'è un direttore, il signor Osborne. Solo lui ha libero accesso al cavò. Lo troverai vicino all'entrata. Oh, ah, sì. C'è un uomo che sorveglia senza sosta la porta del cavò, pronto come un falco. Se ti vede, la bloccherà subito. Il capo delle guardie, Gus Howard, conosce bene Tupenny. Sarà coinvolto, questo è certo. Caro Fry, ti prego, un po' di discrezione. Il solo modo di incastrare Tupenny è coglierlo sul fatto. Non voglio che tu prenda rischi e non voglio sorprese. Questa è la Banca d'Inghilterra. Se ti trovassi nei guai, sarò nell'atrio. Camuffato. Tupenny non lascerà mai il cavò. Oh, magnifico! Perfetto per la tomba di Tupenny. Ah, vi prego, signore, non mi colpite. Vi aiuterò. Che cosa dovrei fare? Gradirei un tour privato nel cavò. Per di qua, signore. I registri si trovano qui. Datevi una mossa! Ah, eccoti qui! Fermatelo! Quelli come te non sono nemmeno di cui preoccuparsi. Ti ammazzo! Hai rubato il tuo ultimo scellino al popolo di Londra. Quelle bestie sprecano i risparmi. Noi li sappiamo investire. Niente verrà mai costruito o migliorato. Assolutamente niente sorgerà dal fango senza noi a guidare, a plasmare il futuro. Ne beneficeranno anche loro. La città è loro, non vostra. Senza gli investimenti non ci sarebbe nessuna città. Per pagare Caronte. C'è stato un omicidio! Grazie a Dio! La polizia, siamo salvi! Arrestateli! Per aver osato derubare la gente di Londra! La Banca d'Inghilterra è chiusa, fino a nuovo ordine.
La nostra valuta è derisa. L'inflazione galoppa. Two Penny è stato ucciso. E il Parlamento non fa nulla. L'atto non passerà, signore. Quel buffone di Disraeli è condannato. Ve lo assicuro sul mio onore. Il vostro onore conta poco. Come osate, signore? La gente di questa città ha sofferto troppo. Oggi ho dato un aumento ai miei operai per contrastare l'inflazione. Cosa? Rifornirei l'intera Londra se potessi. Intanto voi, sedete al club a filosofare di conti e di promesse che il vostro onore non può pagare. La vostra borsa, invece. Mi chiedo quanto pagherebbero per occultare la vostra storia. Almeno quanto Disraeli offrirebbe per le vostre palle, suppongo. Ma siamo logici. Perché dovrei limitarmi a uno o l'altro, quando posso avere tutto? Che ne dite? Dovrei riscuotere? Basta indugi. Il Parlamento deve tornare a governare. Di nuovo. Intesi? Conoscete la strada. Caro signor Starrick, uomini pronti. Agiamo domani. La morte di Disraeli fermerà il Corrupt Practices Act. Gladstone sarà più malleabile. Che il padre, eccetera, eccetera. B. Così Starrick ha interessi in politica, eh? Devo entrare nel Sinopian Club e scoprire chi è B. Sii cauto con i parlamentari. Io lo sono sempre. La tua irruenza alla Banca d'Inghilterra ha fatto quasi crollare la Sterling. Quasi è la parola giusta. A questo riguardo, che ne è della chiave che non apre quasi nulla? Henry la sta esaminando. Credo che la cripta sia nostra. Quasi nostra, Ivy. Quasi. Va bene, B. Chi sei e cosa hai in mente? Per la miseria! Voi, signore, siete pazzo! Non rimarrò inerme a guardare i privilegi del Parlamento finire nel fango! No, certo che no! Voi ci pieghereste al gioco della tirannia! Già che ci siete, signor Gladstone, potete strappare la Magna Carta e restituire la corona ai maledetti Stuart! Come osate voi? Solo perché non voglio assolutamente che il governo finisca in mano ai giudici! Non merito accuse tanto indegne. Non lo tollero. Allora dovrò ovviare alla necessità. Buonasera, signore. Beh, suppongo. È un piacere conoscervi. B. B! Mi chiamo Herbert! Allora perché seguivate il primo ministro? Per lavoro, signore! Un tizio mi ha pagato per... Brutta bastarda. Ne ho abbastanza. Non... Per la miseria! Da dove arrivi? Beh, sono di Crowley, se lo vuoi sapere. Tu per chi lavori? Non so il nome. Un vecchio, barbuto, indossava un uniforme. Ussari, forse. Qual è il piano? Pietà, mi ucciderà! Un volo dal terzo piano ti lascerà storpia e buona per l'ospizio. Invece da lui puoi scappare. Domani!
Attaccheremo la carrozza del primo ministro mentre va in Parlamento! Perfetto. Cos'è successo? Tuo fratello! Cosa ha fatto stavolta? I giornali parlano solo della morte di Tupenny e, se non bastasse, qualcuno ha anche rubato le matrici delle banconote. Pensi sia opera di Jacob? Ne dubito. Ora, nessuno si fida della banca o della valuta inglese. Ci sarà l'inflazione, rivolte, le industrie andranno in America per risparmiare. In breve, l'Inghilterra è finita. Jacob, l'hai fatta proprio grossa. E se io riportassi le matrici alla banca? Beh, questo aiuterebbe. E poi metterebbe in discussione le storie sull'omicidio di Tupenny. E ritornerebbe la fiducia nell'economia. Allora è deciso. L'Inghilterra non crollerà. Oh, e se non ti dispiace, potresti distruggere le banconote false che vedi per non farle circolare? Ma certo. Non ci hanno degnati di uno sguardo. Ora vanno riportate alla banca. Eccole. Sembrano come nuove. Bene. La stampa di Londra scrive che si è trattato di uno scherzo. Basta rivolte. La fiducia nella banca è tornata. Finalmente passerò una notte tranquilla. Ivy, cara, non so come ringraziarti. Abbiamo evitato la catastrofe, sergente. È Jacob che dovrebbe ringraziarmi. Accidenti, che lusso. Devo trovare un modo per entrare. Che cosa significa? Chi diavolo siete? Primo ministro, sono la sua guardia del corpo, Jacob Fry. Non sapevo di una nuova guardia del corpo. Chi è il tuo comandante? Lascia parlare il ragazzo, Daisy. Signora, mi scuso, ma c'è una minaccia alla vostra vita. E la polizia ha deciso di agire in fretta. Minaccia? Quale tipo di minaccia? Questa, signore. Scusate solo un momento. Amico mio, torna nella tua fogna. Doveva proprio scappare. Se si fa rivedere qui, guardaci tutti insieme. Pagherai cara. Insomma, ma che cosa sta... Non così in fretta, eccellenza. Ehi, riporta qui il primo ministro. Ehi, ehi, state tutti bene? Maledetto Gladstone! Quel dannato pagherà per questo! Grazie. Cosa intendete fare con Gladstone, ragazzo mio? Vi assicuro, signora, che Gladstone non c'entra. Ma
Ha provato a uccidere mio marito. Beh, indagherò su Gladstone. Ma forse potete aiutarmi voi, signora. Cerco un uomo vicino al Parlamento. Vecchio, uniforme da cavalleria e grossi baffi. Sembrate un tipo rude e pronto all'azione, signor Fry. Beh, sì, lo sono, è vero. E conoscete i quartieri più poveri della nostra città? Certamente. Magnifico! Si dà il caso che io voglia visitare il Devil's Acre. Se voi mi scortaste, poi sarei felice di aiutarvi nelle indagini. Sembra una fantastica idea. Allora è deciso. Venite pure a Downing Street domani sera alle 8 precise. Buona giornata, signor Fry. Ma io... Buona giornata, signor Fry. Scusa, ricordami dove siamo diretti? C'era una lettera del principe consorte tra le carte di Lucitorn, con lo stesso simbolo della chiave, data 1847. Del 47? È l'anno in cui il principe ha restaurato Buckingham Palace. E ha aggiunto la cripta. E dato che in nessuna mappa del palazzo è segnalata una cripta segreta... Altezza, vi presento Miss Ivy Fry. Miss Fry, il Maharaja Duleep Singh. Piacere, Altezza. Amico mio, temo che i progetti siano stati rimossi. Rimossi? Da chi? Crawford Starrick. O da qualcuno dei suoi. Sì, intuivo che conosceste quel nome. So dove li ha messi, ma ci sono le guardie. Questo non sarà un problema. Lo immaginavo. Ci servirà un piano. Potrei distrarre le guardie finché tu non sarai all'interno. Oh, davvero? Per te, Ivy, questo ed altro. Bene, una volta dentro cercherò qualcuno che sappia dove sono i progetti. E poi ci vedremo sul treno. Sta attento. Giuro, miss, non so dove l'hanno portato. Portato chi? L'uomo, quello vestito come voi. Le guardie l'hanno preso. Harry, i progetti rubati dove sono? Di questo io non so niente. I progetti, la missione. Siete del gruppo di Clara? Hanno il signor Harry, erano in troppi. Io ne ho morso uno però. L'hanno messo su una carrozza rossa. Non saranno lontani però. Una delle ruote stava già per staccarsi. Si vedono le tracce. Sono tutte storte. Sì, hanno trascinato fuori qualcuno. Ubriaco marcio, direi. L'hanno portato nel cimitero. Forse voleva un posto dove dormire. A che diavolo è? Ma che diavolo? Lei non può stare qui. Si sta riprendendo. Harry. Non lo so. Lo abbiamo pestato per bene. Per me ci vorrà un po'. Almeno colpitela! No! Ivy, qualcuno è andato a spostare i progetti. Li hai presi? Come ti senti? Sto bene. Andiamo. Che ne è dei progetti? Sono andati persi! Ivy, mi spiace! Ora concentrati solo sulla fuga! Fatti vedere da Miss Nightingale. Andrò alla cripta prima che trovino la sindone.
Parleremo con il Maharaja. Parlerò con il Maharaja. Tu ora devi farti medicare. Mi spiace averti scombinato i piani. Sarai al sicuro sul treno. Anche se trovi la cripta, non puoi entrare a Buckingham Palace da sola. Non sarò sola. Ci rivediamo sul treno, Green. Signora? Signor Fry. Pronta per il giro? Devil Shaker si animerà tra poco. Ho paura di dover annullare il nostro impegno. Il prato pullula di giornalisti sempre a caccia di nuovi scandali. E non posso certo mostrarmi in compagnia di un uomo così... Penso io a loro. Voi venite quando è libero. Sì, sì. Farrete piano, non è vero? La stampa è notoriamente sensibile verso ogni violenza sui giornalisti. Mi limiterò a un buffetto sulla testa. Shh, Desmond! Sono tuoi se fai in modo che quei tizi mi seguano. Ma certo, signore. Oh, guarda! C'è Squire Bancroft! Meglio seminarli prima che mi facciano a pezzi. Signor Bancroft, signor Bancroft, cosa c'è proprio? Giovanotto, Dizzy avrebbe bisogno di voi con i liberali. Ora ci serve un mezzo, credo. Di certo non intendo camminare fino a Devil's Acre. Non fermarti. Rallenta. E il vicario dice... Scusate, vescovo, credevo fosse l'Eucarestia. Scusatemi tanto. Non ho idea di cosa stiate parlando. Signora Disraeli? Va tutto bene? Oh, sì. Ho appena imparato a fischiare. Già. Che tipo di carne sta vendendo? Basta. Meglio non chiedere. Che sia ratto? Non vorrei essere indelicato, data la compagnia. Diciamo che è Montoni Cabaia. Eccoci qui. Così, questa è una pinta, giusto? Notevole. Bel cagnetto. Oh, bravo, Desmond. Dammi la belva. Cambierà la musica quando io e i miei ti troveremo. E adesso, Desmond, torniamo dalla tua padrona, che ho lasciato tutta sola in un poco raccomandabile pub di Londra. Beh, se non avete mai detto a vostro padre che cosa provate per lui, come potrà mai saperlo? Non l'avevo mai vista così. Forse in realtà vogliamo solo essere amati. Esattamente. Ecco, un dolcetto. Oh, Desmond e signor Fry, vorrei presentarvi... Scusate, com'è che vi chiamate? John il Bruto. Piacere. Penso sia ora di tornare a casa. È così, signor Fry. Vieni qui, Desmond. Bene, bene. C'è qui il difensore dei cani. Ehi, evitiamo di fare sciocchezze. Lo vedo, è a portata. Bene, vi ringrazio per questa vivace e istruttiva serata, signor Fry. No, grazie a voi, signora. Ora potete dirmi dell'uomo vestito da ussaro? Certo. Lord Cardigan è il gentiluomo che cercate.
Un tipo noioso. Parla sempre delle sue imprese militari. Sapete dove posso trovarlo per parlare con lui? Certamente. È in città ora, impegnato a screditare il Corrupt Practices Bill. Forse potete trovarlo al palazzo di Westminster. Oh, ma attento, il governo non reggerà ad altri scandali. Vi assicuro che sarò discreto. Ci siamo, signora. Ci siamo. Siete un gentiluomo. Grazie. Grazie per la splendida serata, signor Fry. Parlerò gran bene di voi al mio Dizzy. Oh, sì. Perché oggi ci vuole una parola chiave per vedere Lord Cardigan? Calma, ce l'ho in tasca. Andiamo, signore. Credevo fossimo tutti uniti nell'opporci a questa legge. Parola chiave? Balaclava. Prego. Ah, ministro Hacker. Un momento. La burocrazia ci seppellirà, vero? Ebbene, ora parliamone da... Buon Dio! Chi diamine... Oh, silenzio. Codardo! È ingrato! Ahimè, l'eroe di Balaclava... Non perirà sul glorioso suolo di Crimea, ma per mano di uno sporco assassino nelle stanze del potere. Avete finito? Fatti avanti, canaglia! Tu hai ottenuto quello che né i russi né gli indiani sono riusciti a ottenere. Ecco il trofeo! E che possa avvelenarti! Sì, ditemi ancora di Balaclava. Addio! Addio, cara Inghilterra! Nel tuo cuore piangerà per sempre il duca di Cardigan che muore. Dio salvi la regina e l'undicesimo Ussari! Che imbecille. Tutto bene? A parte la squadra che ci sta addosso? Rinforzi in arrivo. Perché state rischiando tanto? Non dovete affrontare i Templari. Avevo un collega, il figlio del capo. Non mi piaceva molto all'inizio. Tutti lo trattavano come se fosse dannatamente speciale. Per me era solamente il classico tipo che non si lasciava toccare da niente. Ma mi sbagliavo su di lui. È diventato mio amico. E ha affrontato l'inferno. Alla fine ha salvato tutti noi. E per questo non posso rimediare, lo so, però posso seguire il suo esempio. Sei un bravo assassino. Santo cielo! Ciao, ma quanto tempo? Galina, non ci vediamo da quella volta della bomba alla base di Parigi. Ah, esplosioni ovunque e tu urlavi come un bambino. Vescovo dice che Ozoberg è qui. Lo ucciderò per te. Ottimo. Ora, se non ti pesa stare di guardia, proverei a stendermi un momento. Riposa. Ci aspetta una guerra. Sean e Rebecca sono al sicuro ora, ma contiamo ancora su di te per trovare la Sindone. Un invito a cena. E con chi cenerai questa sera? Maxwell Roth. Il capo dei Blighters. Non ci andrai. Certo che no. Sono qui per il signor Roth. Armi? No, grazie. Ho già le mie. Vi aspettano sul palco, signore. Di qua. Ah! E
Il nostro ospite è arrivato. Su, sedete. Vi sto tenendo d'occhio ormai da un pezzo. E trovo il vostro eroismo nello sfidare il grande Crawford Starrick, direi magnifico. Ho rubato i vostri uomini migliori uno dopo l'altro, non siete arrabbiati? Al contrario, è questo il sale della vita. Ma il signor Starrick è un'altra storia. Mi impartisce ordini, è terribilmente noioso. Perché non collaboriamo per eliminarlo? Non sono molto sicuro. Amico, se io non riuscirò a fornirvi un'occasione per colpire Starrick al cuore, allora potrete attaccare il teatro e uccidermi voi stesso. E voi cosa ne ricavate? L'occasione di divertirmi con l'uomo più scaltro di Londra. Va bene, ci sto. Lewis, la carrozza. Si va? Credevo che voi e Starrick foste dalla stessa parte. Cos'è successo? Oh, sapete, ricorre a me per addestrare i suoi capibanda. Ma è un uomo orrendo. Non mi dite. La libertà, Jacob. Rubarla non è soltanto un peccato. È un crimine verso l'umanità. Questo è vero. E St. Pancras come vi aiuterà? Nella stazione c'è un grosso carico di esplosivi da consegnare alla Starrick & Company. E intendete rubarlo? Cosa? No, io ho intenzione di farlo saltare. Sì, andrà benissimo. C'è un treno fermo dentro St. Pancras. Giusto adesso un treno viene verso di noi. Vi farà entrare non visto nella stazione. Sempre che rimanga sui binari. Direi buona fortuna, ma non vi serve. Io mi assicurerò che i rinforzi di Starrick non entrino nella stazione. Serve qualcuno che guidi questo mostro di ferro. Saresti così gentile da aumentare un po' la potenza? Splendido! Starrick sarà rovinato in un batter d'occhio. Tanto di cappello, ragazzo. Scusate ora, ma devo andare. Tornate a trovarmi. Jacob. È stupendo, non è vero? Ho pianificato la nostra prossima impresa. Davvero? Dovremmo fare un prelievo. Tre degli uomini di Starrick stanno per scomparire. Siete il diavolo. Oh, e verrò anch'io stavolta. Non ha senso cedervi tutta la gloria. In carrozza adesso.
Lewis! Sono certo che non mi stancherò mai della National Gallery. Perché Starrick si interessa di arte? Ha assunto una donna di incredibile talento, una certa Hattie Cadwallader, per procurargli opere. Ha un gusto eccellente. La rapiamo solo perché procura opere d'arte a Starrick? Oh cielo, no! Non la rapiamo perché ama l'arte, ma perché vende quadri per finanziare le imprese di Starrick. Una persona non dovrebbe mai mischiare arte e denaro. Aspettatemi nella carrozza, le farò una visita. Splendido! Ma state attento! Se un cliente è difficile, Miss Cadwallader tende ad avvelenare la trattativa. Portate la carrozza e aspettate il carico. Non ci vorrà molto. Sto cercando Miss Cadwallader. Non l'ho vista, però so che sta facendo. E sarebbe? Sta rubando, signore. Ha preso una statua qui vicino. Dove sarà quella statua? Piccoletto! Sai per caso cosa è successo qui? Ho visto il ladro, signore. Miss Cadwallader? Si nasconde nelle fogne. Perché nelle fogne? No, chiamare aiuto. Dite al signor Starrick che la consegna è in corso. E ditegli anche che sono stufa marcia di lavorare così. Non mi manda Starrick. Allora chi? Maxwell Roth porge i suoi omaggi. Oh, Miss Cadwallader! Che piacevole sorpresa! Avrete notizie dal signor Starrick! Non vedo l'ora! Perché l'Alhambra? Ogni buon criminale serve un posto in cui investire i guadagni illeciti. E quale soluzione migliore per farlo che intrattenere la gente con del sano divertimento? Ah, il parco. Il rifugio del capo della sicurezza di Starrick, tale Benjamin Raffles. Chi lo incrocia tende a sparire nel nulla. Vedo che abbiamo qualcosa in comune. Attento! Le sue guardie sono sempre al suo fianco. Ora siamo amici. Aiuto! Che cosa vuoi da me? Vi manda Roth, quel bastardo! Tra bastardi ci si intende, Raffles. Ma il vero bastardo qui è il vostro padrone. Mio adorato Raffles! È un grande piacere rivedervi. Va al diavolo, Roth! Allora salite pure dietro! Chi è quel Lewis che lavora per voi? Un tipo originale, vero? È con me da diversi anni ormai. Chi stiamo cercando? Chester Swinburne. Sbirro di giorno e spia di notte. Facciamolo sparire e Starrick perderà la sua talpa nella polizia. Deve essere molto bravo per aver retto il gioco così a lungo. Lo è davvero, caro ragazzo. Rallenta immediatamente! Rallenta ora. Questi sbirri mi fanno venire la pelle d'oca. Benvenuto a Scotland Yard. Oh, aiuto! Shh. Non una parola. Cosa? Salve, Swinburne. Ora non facciamo scene. Non la passerete certo liscia! Oh, invece sì. Dove mi state portando? Ottimo lavoro! Venite a trovarmi all'Alhambra. Ho in serbo altri divertimenti per noi. Come on, come on!
Ah, di qua, amico mio. Ho qualcosa da mostrarvi. Forza! Dove andiamo? In un'officina di Starrick, dove costruiscono le armi per i suoi uomini. Quando il mondo è pieno di cose brutte, occorre distruggere tutto. Calma! Bravissima! Che puzza immonda! Il potenziale va visto, non annusato, Jacob. Questa officina è di Starrick. Fuori la dinamite e facciamola saltare in aria insieme. E uno. Ehi, quel pacco! E fatto. È tutto pronto. Perfetto! È ora di passare all'azione. State indietro! Pronti? Aspetta! Aspetta cosa? Ci sono dei bambini. Jacob, mio caro, Starrick sfrutta i poveri bambini in tutte le sue fabbriche e noi dobbiamo arrestare la produzione. Ma non così. Perché no? Io faccio tutto ciò che mi pare e piace. Presto capirete cosa significa essere liberi come me. Accendete, gente! No! Che diavolo state facendo? Non stiamo più giocando, Roth! No, non più. Sì, il turno è già finito, evviva! Adesso uscite! Un dono per voi, dal signor Roth. Dovete sapere, signor Fry, che quando il signor Roth si arrabbia, ne fanno sempre le spese in molti. Mio caro Jacob, ahimè, le nostre avventure insieme sono giunte alla fine. Anche se non sono durate a lungo, hanno lasciato un segno indelebile. Vi auguro fortuna per i vostri futuri affari. Cordialmente, Maxwell. Post scriptum. Darò uno spettacolo stasera. Tutta Londra ci sarà. In allegato troverete il vostro invito. Maschere di qui! Di qui! Per l'Alhambra! Oh, cavolo! Porca miseria! Roth. Sinander! Sto chiedendo! We need to escape this place! Nothing else for a grave to go! Senza maschere non si è... Bloody hell! It's murder! Help! It's something very different. Tutti pronti? Allora andiamo. I shall kill him today in everybody's imagination and produce an image which I... Jacob, amico mio! Questa serata è tutta per voi! Scena 2, pronti! Abbiamo un gentiluomo con la testa molto piatta! Ridete pure, signore e signori, ma vi assicuro che non è uno scherzo.
Fermate l'intruso! Se non è Rot. Spero che vi sia piaciuta questa serata, signore e signori. A me è piaciuta. Ma prima del gran finale, facciamo un brindisi a tutti gli impavidi che sono qui oggi a celebrare la vita e la morte. Bene, bruciatele! A voi la mossa, Jacob mio caro! Bruciate! 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 Che sto facendo? Ti scappola lì! Carissimo! Che serata! Degna delle leggende! Perché lo hai fatto? Perché? Cosa? Spezzare il collo a un corvo con le mie stesse dita? Fare a pezzi quelli che tu chiami innocenti? Mantenere il mondo nel suo stato di divina follia? C'è una sola ragione per cui agisco. Perché no? L'ordine ha generato il caos. La marea sale inondando i pub e spegnendo i lampioni. La città morirà. Tu, Penny, ha fallito. Lucy ha fallito. Brudnell, Elliotson. Pearl. Se ne sono andati tutti. Adesso sta a me. Gli assassini hanno portato la furia nelle nostre case. Gli uomini diventano mostri. Si ribellano. Mordono. La civiltà deve sopravvivere al massacro. Per non ritornare al Medioevo, ricomincerò da capo. Londra rinascerà. Il frutto dell'Eden è sotto Buckingham Palace. Ora lo sappiamo. Pianificheremo un'azione. Calma, ci serve una conferma visiva. Prima di muoverci, dobbiamo essere sicuri. Abbiamo una sola occasione prima che piombi lì Otzoberg. Sono d'accordo con Sean. Ci apposteremo vicino al palazzo, ma aspetteremo la sincronizzazione dei dati per iniziare. Ora tocca a te, iniziato. Dov'eri? Starrick si è già mosso. Il frutto dell'Eden è a Buckingham Palace. Che lo prenda. Ho visto cosa hai combinato in città. Forse dovresti fidarti del mio giudizio. Ho ucciso gli sgherri di Starrick. E tu che cosa hai fatto? Chiediamo a Harry, che ne dici? Io ho rimediato a tutti i tuoi errori. Chi ha troppa fretta non ottiene nulla. Non provare a citare papà. È di Platone. Il punto è che a te importa solo distruggere tutto. Papà aveva ragione a non approvare i tuoi metodi. Papà è morto! Basta! Ho appena ricevuto una notizia. Al ballo a palazzo, Starrick ruberà il frutto dell'Eden e ucciderà i vertici di Chiesa e Stato. Di nuovo come ai bei tempi? E poi la finiamo qui.
D'accordo. Qual è il piano? Ma che inaspettato piacere potervi vedere di nuovo. Che cosa si dice nelle strade? Signora Disraeli, abbiamo scoperto che qualcuno all'interno di Buckingham Palace ha intenzione di... Quello che mia sorella intende dire è che vorremmo partecipare al ballo stasera. Ma è impossibile! Se anche ci fossero degli inviti rimasti, e non ce ne sono, qualcuno della vostra estrazione sociale... Se quel dannato Gladstone parteciperà al ballo, cederò il mio invito! Perfetto. Allora andrò da sola. Signora Disraeli, se poteste spiegare a mio fratello dove si trova la casa dei Gladstone, forse potrebbe usare le sue doti per procurarsi i loro inviti. Che spasso! L'hai sentita, Daisy? Sgraffigneremo gli inviti dei Gladstone! Grazie per avermi offerto come volontario, sorella. Oh, di niente, caro fratello. Ora, signora Disraeli, scusatemi, ma devo vedere il Marajà, perché penso potrebbe avere i progetti di riserva di una certa cripta. Che splendida carrozza! Dove l'avete comprata, se posso chiederlo? Chiedi pure, Freddy, ma non otterrai risposta. Accidenti! Sono le sopracciglia. Sì. E la faccia, la voce e tutto. Senti, ho un invito per il ballo reale di stasera. Come ci sei riuscito? Freddy, ci sarà un attacco, quindi devo portare all'interno le mie armi per prevenirlo. Supponiamo che io ti creda. Lì solo la guardia reale è armata. Quindi? Troppo facile. Per la miseria, Freddy. Va bene. Mi servirà un uniforme da guardia. Sicuro? Contavo su di te. Però promettimi, Jacob, che poi renderai a Gladstone la sua carrozza. Ma certo. Something's happening. Preferirei non farti male, ma lo farò se serve. Safe. Un uniforme, proprio come volevi. È ancora calda. È un regalo. Ti aspetterò sul tetto di Buckingham Palace. Come sei romantico. Che piacere rivedervi, Miss Fry. Vostra Altezza, i progetti dei restauri di Buckingham Palace sono perduti. Allora dovrete accontentarvi delle copie. Esistono copie? Dove? Non così in fretta. Prima ho una faccenda un po' più urgente. E il mio piano richiederebbe furtività e abilità, qualità che voi possedete. Il tempo è tiranno, Altezza. Allora sbrigatevi, mia cara. Purtroppo i parlamentari più influenti sono ben oltre la mia portata. Ma queste persone hanno ordinato una carrozza per il ballo di stasera. Voi procuratemi una carrozza e noi porteremo i politici a destinazione. Per strada parlerò con loro e alla fine vi dirò dove sono i progetti. Siete un abile negoziatore. Uno deve esserlo per forza, quando conta così poco. La credevo qui. Ecco qui. Ehi, piano. Bravissima. Andrò al ballo. Victoria Station, prego, e di corsa. Mio figlio mi sta già aspettando. Benvenuto. Vostra Maestà. Vi ruberò soltanto un minuto. Per una faccenda della massima importanza. Quando il Commonwealth ha strappato il Punjab al mio popolo... Non l'ha strappato, bensì conquistato.
L'Inghilterra ha promesso di proteggermi. Ma privandomi del regno, il Parlamento ha violato il testo del trattato firmato dalla mia famiglia. Confido che voi e vostro figlio verrete al ballo. È appena rientrato da Delhi. Lo informerò di questa faccenda. È sconcertante. È stato molto utile. E adesso? St. James's Park. La mia carrozza. Piano. Al Parlamento e di corsa. Subito. Buongiorno. Ma che cosa ci fate qui, Vostra Altezza? So bene quanto è prezioso il vostro tempo. E vi chiedo solo qualche minuto. Ma non è certo ortodosso, ma ditemi pure. L'Inghilterra doveva proteggermi, secondo il nostro trattato, ma mi ha privato del regno. E ho sentito che ora vuole stringere la morsa sull'India. Forse il Punjab deve tornare libero. Buongiorno. Dio vi benedica. Ne rimane soltanto uno. A casa dei Gladstone. Al Sinopian Club, di corsa. Scoprite di più. Buongiorno, signor Gladstone. Signor Singh. È arduo parlare con voi. So di che si tratta. I vostri trucchi sono inutili. Siete così deboli, ingenui, privi di nervo. Sì, i Sikh vanno liberati. Ma succederà solo sotto la guida di noi inglesi. Allora perché invocano il loro re? L'Inghilterra deve portare la pace. È un'enorme responsabilità. Estimo il vostro parere come quello del Parlamento. Ma governare l'India è un nostro fardello e non certo quello di un sovrano dimenticato che manca dalla sua terra da 20 anni. Vi auguro buona fortuna, Altezza. Spero di essere stato chiaro con voi. Più di quanto lo siate mai stato. Ma spero ancora di potervi convincere. Il mio popolo ci conta. Grazie, Miss Fry, per avermi aiutato. Oh, di niente. Spero avrete successo, nonostante il signor Gladstone. Chi ha un grande cuore finisce sempre per soffrire. Come vostro padre, ad esempio. A quanto ne so, era un uomo estremamente triste, distrutto dopo la morte di vostra madre. Quel tipo di dolore può accecarci, portarci a mentire per proteggere chi amiamo. È ora che voi restituiate la carrozza e prendiate i progetti. Sono dentro Buckingham Palace. La regina li tiene fra le sue carte private nel salotto bianco. Buona serata, Miss Ivy Fry. Anche a voi, Altezza. Ma guarda tu che lusso. Miss Fry? Affidagli le armi. Qui sono vietate. Sei stupenda, Catherine. Non potrei amare nessun'altra. Ne sono convinta, William. Signore, signora, i vostri inviti? Temo di aver perso l'invito. Purtroppo. Entrate pure, signori. Sentite, presto diventerò primo ministro. Oh. Che cosa ci fa qui la mia carrozza? Hai sentito qualcosa? No, erano le voci nella tua testa. Ti dirò. Sono molto più piacevoli della tua. Che galante! N'è vero? Devo trovare il frutto dell'Eden. Come vuoi. Io vado da Freddy. I progetti sono nel salotto bianco. Che sarà chiuso a chiave. Il capitano di certo avrà la chiave. Stop that at once! Thief!
I progetti devono essere qui. E ora la cripta. Oh, eccovi qui. C'è una persona che voglio proprio farvi conoscere. Tu, ora seguitemi. Vostra Maestà, lasciate che vi presenti Miss Ivy Fry. Siete voi l'ideatrice del disguido del signor Gladstone. È così? Vostra Maestà, mi scuso per... La torta oggi è veramente una delizia. Divertitevi al ballo. Devo proprio andare ora. Miss Fry, mi concedete questo ballo? Signor Starrick, è stato bello, ma il gioco è finito. Ascoltate. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il tempo è un toccasana, Miss Fry. Cura qualunque ferita. Possiamo sbagliare un passo mentre balliamo, ma la musica finisce e poi ricomincia. Il punto è che la gente dimentica e poi ripete gli stessi errori giorno dopo giorno. La gente può imparare. Davvero? Non vedete che tutti ripetono gli stessi passi? Se un uomo ricordasse la musica e ne conoscesse il tempo, allora potrebbe davvero cambiare le cose. Adesso basta con... Questo ballo sta per finire. Presto il mondo dimenticherà la gente che è qui, in questo momento. E la rovina che avete portato su Londra. Al termine della musica, Miss Fry, il vostro tempo finirà. E il mio inizierà. Freddy. Starrick ha sostituito le guardie con i suoi uomini e le tiene in ostaggio. Le tue armi sono laggiù. Là. Bene. Uccido gli impostori e libero gli altri. Come? Se è impossibile distinguerli. Oh, che poca fede. Come? Il segreto è che bisogna iniziare con il piede giusto. Oh! Oddio! Va tutto bene, mia cara? Posso forse aiutarvi? Detesto i balli. Ecco, la cassaforte è lì, vai! Tutto qui. Niente piani. Non c'è tempo. Ti raggiungo appena mi levo quest'armatura. Cosa fate? Vi sfrutto, ve l'avevo detto, ragazzo. Ma voi non mi ascoltate. Requiescat in pace. The very
every notion that a... So che mi hai sentito, donna! Jacob! Ignorate il potere del manufatto! Jacob, resisti! Lum... La sindone non sarà mai vostra! No! Signor Sorrick! Dovevate riportarmi a casa! Lasciate che rimedi al mio errore! Via, avvicina! Andate via dalla mia città! Ivy! Starrick! Il vostro regno è giunto al termine! È appena iniziato! Adesso. Insieme! Londra morirà senza di me. Adesso state esagerando. Io volevo farne un paradiso. La città è del popolo. Voi siete solo un uomo. Ma sono il capo dell'ordine! Lo eravate, signor Starrick. Lo eravate. Non lavoreremo più in coppia. Meglio così, vero? Indosserai la sindone e governerai Londra. Ciò che dà lo toglie a qualcun altro. E invecchieresti senza di me. Somiglieresti a papà. Preferirei morire. Tu la indosserai? Ora che hai rimediato a tutto, al caos che ho combinato, non potrai competere. Jacob Fry che rinuncia. Chi ti ricatta? George? Non oserebbe. Mi sei mancata. Anche tu. Non possiamo ricominciare da capo. Non chiedo di meglio. Inizio a credere che papà non avesse sempre ragione. Harry! C'è tutto un mondo là fuori. Con Londra al centro. Forse non è al centro. Ho corso come un pazzo. Tranquilli, io tornerò sul treno. Non ho rovinato tutto. Al contrario, Harry. Da oggi agirai sul campo, con me.
Una carrozza! Bella idea, Freddy. Signor Aberline, prego. Vostra Maestà. Miss Fry. Vi conoscete già? Non te l'ho detto? Il signor Aberline afferma che voi tre mi avete salvato la vita. È tutto vero? Lo è, Vostra Maestà. Ivy Fry, venite. E voi? Mio fratello, Maestà, Jacob Fry. E questo è il signor Henry Green. Signor Fry, signor Green. In ginocchio. Alzatevi. Ora siete tutti membri dell'Ordine della Giarrettiera. Grazie, Vostra Maestà. Se siete leali, come dice il signor Aberline, forse ci rivedremo. Il sergente Aberline esagera sempre, Vostra Maestà. Conto su di voi. Miss Fry? Maestà? Se ne volete un po', vi ho tenuto la torta. Papà sarebbe orgoglioso. Dama Ivy Fry. Sir Jacob Fry. Gara fino al treno? Ci sto. Ci siamo. È sotto il palazzo. È ora di andare. Portate subito la sindone al dottor Grammatica. Il Team Sigma è già qui. Troppo tardi. Cosa facciamo? Uccidere è di certo la scelta meno sensata in assoluto. Li uccidiamo. Li vedo! Coprimi! Quel piccolo pezzo di merda voleva uccidermi, Berg! Voglio che soffra, è chiaro? Stai ferma, cazzo! Conta solo la missione! Intesi! Galina, andiamo via, forza! Proteggetela! Sparate a vista! Andiamo via, ora! Ho capito. La... Sindone. Dimentica la sindone.
Stai con me, Becky! Ti prego! Andiamo. Bel lavoro iniziato. Presto prenderemo la sindone. Abbiamo preso dei dati dal PC di Isabel prima che ci scoprissero. Te li mando. Mi dispiace. La sindone servirà a creare un nuovo clone? Oh, no. Se si avvolge un corpo nella sindone, questa ne valuta i danni e poi ripara le sue cellule. Non si tratta di un clone, ma di creare un precursore da zero. Bingo. Il progetto Phoenix progredirà più veloce adesso. Chiamerò Alan Rickin per dargli la notizia. Sembra Natale! Ehi, sono io. Ho qui la sindone, ma ho paura. Non aver paura. Sei stata brava. Non ho paura di te, ho paura per te. Se qualcuno scoprisse che fai... Hai fatto la tua parte, mia servitrice. Io ti salverò. Io salverò tutti voi.